Allora, sono come al solito in mezzo a due scemi come me, perché uno che segue i miei programmi non può. Questo si è montato il capo da quando gli hanno detto che due spanne sopra di me è salito in una seggiola, quindi non lo vedrete mai più. Ma te che ti hai preso in me? Buongiorno. Buongiorno. Francesco ha scritto sul mio blog, come si dice, Andrea Cherubini, che è lui che non vede. Ah, si vede ora? Che ora si vede, che due spanne sopra di me, perché? Vabbè, voglio dire, ti sei visto? Comincia da qui, ma li trovi tutti così. Siete altri uguali, è solo lui. Solo lui, infatti lui sembra che abbia parlato con Meneghin. Allora. D'altronde il tempo passa, le cose non si vede. A proposito del tempo che passa, visto che siamo sull'attualità, questo è il titolo dei giornali di oggi, a riprova che siamo in diretta, perché sennò la gente pensa che siamo registrati 27 giorni prima. Allora, chi ha vinto secondo voi da cittadini? Io non vado a votare, ve lo premetto, quindi così togliamo il vino dai fiaschi. Secondo te chi ha vinto, Francesco? Secondo me ha vinto il PD. Beh, insomma, ha stravinto, quindi anche dire che ha vinto il PD è facile, perché ha stravinto. Andrea, al di là di chi ha perso, i 5 Stelle. I 5 Stelle hanno perso. Sì, così dice lì. Nettamente. Un'usciata. Una ciabatta. Poi ancora, te ancora non ci sei andato. Facebook ci sei andato? No. Allora vacci, perché ho pubblicato una signora che guarda dentro le mutande di uno con la lente e ci ho scritto non solo grillini ma da oggi anche mosci, quindi mi sei, vedi che c'hai riso, cazzo di c'ho ma riso, ma per sei fatti, un mio ma fan per fatti, ma vuoi fare una foto per fatti con te. Allora, fermo, si fa. No, facciamo tutte e tre o tutte e tre. Ho fatto malissimo. Mi posso dare un bacino a questa sì. Leghina attaccata con i boschi? Certo che ci attacco le calcole. No, ma scusa, il microfono ora. Sì. Basta, ora può andare via. Faccio con lui. Ciao. Beh, ciao. Ciao. Intanto iniziamo a parlare male di Leonardo, perché il solito è sempre supponente. No, ascolta Andrea, sì. Diciamoci la vestiti uguale perché? No, no. Non capisco niente. Sta muto. No, ora devo dire quello che sta facendo Leonardo. E meno male è andato via, ora si può dire tutto. E dietro la Rita che fa dei versi. Non ti gira Rita, guarda, non ti gira direttamente.